Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda, come sempre, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi a questo canale, di lasciare un mi piace a questo video per sostenere il video, per sostenere il canale, per sostenere lo zio. E lasciate anche commenti dove mi chiedete nello specifico qualche consiglio nei vostri ballottaggi. 34esima giornata di Serie A, ne mancano 5, molto probabilmente in molte leghe ormai i giochi sono fatti. Io sono terzo, ho qualche piccolissima speranza di vincere il Fantacalcio, però obiettivamente la mia squadra non è in grado di vincere il Fantacalcio, le prime due sono molto più forti, ma nel Fanta c'è quel fattore che non si può mai sapere. 34esima giornata, ragazzi, anche se siete fuori dai giochi, nel rispetto del gioco, nel rispetto degli altri, schierate sempre la miglior formazione. 34esima giornata vede tante sfide salvezza, tante sfide per la Champions, tante sfide che non hanno nulla a che vedere, come sempre nelle ultime giornate un po' di turnover, qualche giocatore potrebbe non giocare, fate attenzione. Si parte con Verona Spezia, Verona dovrebbe essere tranquillo, lo Spezia ha bisogno di punti, diciamo Silvestri è un portiere affidabile, anche se in queste ultime giornate, ragazzi, lascia sempre il tempo che trova. Comunque Verona gioca in casa, giocatori come Di Marco, Lazovic, Barak, Zaccagni, questi qua io li schiererei. Lasagna non ha fatto un grandissimo campionato, ma se non avete alternative si può schierare. Per quanto riguarda invece lo Spezia, che ha bisogno di punti, Zola non sta segnando più, ragazzi, deve fare punti lo Spezia, quindi giocatori come Ghiasi, Zola, Verde, questi qua si possono schierare, probabilmente si devono anche schierare, dipende sempre da quelle che sono le vostre alternative. Crotone-Inter, vabbè, il Crotone è già in Serie B, l'Inter ha già vinto lo scudetto, vabbè, non vi grattate tifosi dell'Inter. Per quanto riguarda il Crotone, non schiererei nessuno. Simi, ragazzi, Simi c'ha il piede caldo, io ce l'ho e non lo so, vabbè, me ne c'ho solo lui e Lautaro Martinez, quindi quasi sicuramente lo metterò. L'Inter è una squadra che subisce poco, potrebbe essere una partita aperta e magari si potrebbero vedere gol da un lato e dall'altro, ma se avete altri giocatori da schierare che hanno partite più semplici di Simi, Simi si può anche sedere in panchina. L'Inter sicuramente vabbè, è una squadra che un po' di turnover lo farà, Conte, schierabili tutti i giocatori dell'Inter, anche il portiere. Milan-Benevento, questa è una bellissima partita. Milan Champions è uscita fuori, Benevento salvo, è stato richiamato nella corsa salvezza, quindi sicuramente sarà una partita molto aperta. Per quanto riguarda il Benevento, eviterei Montipò, forse Glick. Vai, sai, il Benevento sta perdendo di misura negli ultimi minuti, potrebbe segnare da calcio d'angolo il pareggio come fece all'epoca il portiere Brignoli. Viola, rigorista, si mette. Per gli attaccanti del Benevento, diciamo, sono più attaccanti da terzo, quarto slot da Lega a 12, ma forse anche quarto slot. Vero che la Padula si è sbloccato, però ragazzi, il Benevento ha bisogno di punti, fate voi, ma io eviterei. Lazio-Genoa, Lazio che ha bisogno di punti per la Champions League, il Genoa non è salvo, non può essere tranquillo, però potrebbe, diciamo, anche posare, lasciare punti a Roma, tanto ci sono, restano altre 4 partite. Per quanto riguarda la Lazio, Reina si può schierare, sui difensori giusto per prendere il 6 o per il modificatore, centrocampisti e attaccanti sicuramente schierabili per quanto riguarda la Lazio. Per quanto riguarda il Genoa, anche se ha una buona difesa, eviterei il portiere a Roma con la Lazio, eviterei un po' i giocatori del Genoa, forse Criscito dovrebbe essere rigorista, e gli attaccanti Scamacca a destra, anche qui terzo quarto slot da Lega a 10-12 squadre, ma dipende sempre dalle alternative. Bologna-Fiorentina, e questa potrebbe essere una, diciamo, partita quasi biscottino. Bologna, non dico è salvo, ma un punto potrebbe accontentarsi. La Fiorentina avrebbe bisogno dei 3 punti, diciamo, per stare un po' più tranquilla, ma anche qui un punto non si butta. Se devo investire i giocatori, se dovessi dire
chi vedo favorito, su quali giocatori puntare, ovviamente andrei su quelli della Fiorentina, che ha un, dovrebbe avere un po' più fame. Qualche giocatore non vedo tanti gol, quindi sui portieri schierabili entrambi i portieri. Il Bologna, essendo un po' più libero di mente dopo la scoppoliata a Bergamo, Mihajlovic gli potrebbe dare sotto. Quindi giocatori come Soriano, Barrov, questi qua io li schiererei. Per quanto riguarda la Fiorentina, ragazzi, Vlahovic, Ribery si schierano, così come Castrovilli, ovviamente anche Milenkovic. E anche se Pezzella non sta facendo un grandissimo campionato, però la Fiorentina ha bisogno di punti. Altra sfida molto aperta è Napoli-Cagliari. Napoli per la Champions, Cagliari per la salvezza. Qui sui portieri farei attenzione. Meret, vabbè, comunque gioca in casa, potrebbe uscire con la porta inviolata, ma il Cagliari ha bisogno di punti, però sicuramente è molto più schierabile Meret che Cragno, che dovrebbe ritornare dalla positività del Covid. Per quanto riguarda i difensori del Napoli, ve lo sto dicendo da inizio stagione, anche se adesso Di Lorenzo si è un po' ripreso, se dovesse giocare Usai a sinistra, bene, come terzino non vale niente. Ruiz e Demme, è vero, hanno segnato, stanno facendo un buon campionato, però portano comunque pochi bonus. L'unico dubbio forse è chi se gioca Lozano, Politano o Osimhen e Mertens. Io li schiererei tutti quanti, perché anche se dovessero entrare gli ultimi 5-10 minuti, sono giocatori in grado di poter portare bonus. L'abbiamo visto proprio contro la Lazio. Per quanto riguarda il Cagliari, qualche giocatore, quelli là più di esperienza, ovvero João Pedro e Nainggolan, un pensierino ce lo farei. Sassuolo-Atalanta. Sassuolo mai non ha più nulla da chiedere a questo campionato, però ci offre tanti giocatori per il fantacalcio. Consigli eviterei sicuramente i difensori. Locatelli, Berardi, Djuricic e Boga, su questi qua il pensierino ce lo farei. L'Atalanta, ragazzi, è la mia squadra, è proprio la squadra per antonomasia del fantacalcio. È inutile dirvi chi schierate anche Gasperini e Percassi, potrebbero segnare anche loro. Sfida, diciamo, in bianco e nero tra Udinese e Juve. L'Udinese è quasi cioè manca solo la matematica. La Juve rischia di uscire fuori dalla Champions, quindi sui giocatori dell'Udinese, di solito quando gioca contro la Juve non fanno mai delle belle prestazioni. Eviterei i difensori, eviterei sicuramente il portiere. De Paul e Pereira, un pensierino ce lo farei. Per quanto riguarda invece la Juve, ragazzi, deve vincere, deve portare i tre punti a casa, quindi vanno schierati tutti i giocatori della Juve. Dubbio tra Dybala e Morata. Ragazzi, qui dipende dalle alternative che avete, però a prescindere da chi parte titolare e da chi avete, io li schiererei. Anche qui sono giocatori forti, pigliano una partita tirata, entrano gli ultimi 5 minuti, possono, l'attaccante non deve giocare dal primo minuto, ma l'importante è che segna. Sampdoria-Roma. La Roma viene dalle fatiche della dell'Europa League, ormai ha proprio tirato i remi in barca per quanto riguarda il campionato. La Champions è lontana, potrebbe essere un po' scoraggiata. Penso, mi auguro sia una partita dove vedremo qualche gol, quindi eviterei sicuramente i portieri. La Sampdoria potrebbe avere il moto d'orgoglio, quindi potrebbe provare a vincere contro la Roma, quindi giocatori come Augello, Candreva, Zorzbi, Jankto, Keita, Gabbiadini, questi qua, qualcuno di questi qua io ce lo metterei. La Roma anche è una squadra che a me piace, anche se si è perso molto nelle ultime giornate, però ragazzi, giocatori come Mancini, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, che se ne è sceso tantissimo, come fate a non schierarli? Chiude questa 34esima giornata di Serie A la sfida, anche questa è una sfida importante, diciamo molto importante per la salvezza, anche se il Parma, diciamo, è già in Serie B, tra Torino e Parma. A prescindere, anche se Sirius si potrebbe schierare, io sconsiglio sempre di mettere i portieri dei posticipi, perché attendere il portiere nel posticipo, a meno che non avete il portiere del Crotone, è sempre un rischio. Sul Torino deve vincere, ha bisogno di tre punti, mancherà Mandragora, giocatori quindi
Culo, Izzo, Singo, Singo che si spera recuperi un po' di forma, perché sta avendo un po' meno, Belotti, Sanabria, questi qua sicuramente si metteranno. Per il Parma, Parma già in Serie B, però qualche giocatore, forse Kurtic, Cervinho, questi qua, quella che potrebbero più portare bonus, un pensierino io ce lo farei, perché se no magari è lunedì il Parma può anche vincere a Torino e non ha nulla da chiedere a questo campionato, farà comunque la sua partita e proverà ad onorare il campionato. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciate un mi piace e lasciate anche un commento, ma soprattutto schierate sempre la miglior formazione. Ciao ragazzi!